questa mostra sul tema dell'anno scorso, perché è un tema che per me è importante, cioè attenzione agli animali, al mondo, alla terra, tutto quanto si circonda, perché per me è una cosa fondamentale. E quindi in questo quadro, per esempio, rappresento animali, alcuni, per esempio, gatti, perché piacciono in modo particolare, ma in forma di altri che ci è rimasto come intorno ai gatti, solamente pochissima aria, questa è l'aria che respiriamo e quindi adesso tutto, praticamente non esiste più niente. Questo per dire che bisogna stare attenti veramente all'inquinamento, a tutto quanto, perché altrimenti non finirà tutto e ecco, l'interpretazione mia è questa, insomma, di questo quadro, va bene? Quindi questi io metto quasi in tutti i quadri, ci sarà, c'è appunto questo punto rosso, perché è come dire, basta pigiare, non ci rimane più niente. E quindi riflettere. Quindi per me questo tema di questa mostra non è una contestazione, ma una riflessione che ognuno di noi dovrebbe fare, questo per lasciare un mondo migliore, un domani per i nostri nipoti, per i nostri figli. E quindi, ora insomma sono avanti con gli anni, ma a differenza di quando ero bambina, adesso c'è una differenza enorme e questo mi dispiace perché io mi è piaciuto molto vedere questo, cosa che non so se riusciranno i nostri nipoti a vedere qualcosa sempre di bello, perché tutto è basato ora sul consumismo e invece la cosa più bella è la natura. Non c'è quadro più bello che possa essere quanto è la natura stessa. Se uno guarda qualunque cosa, un fiore, una formica, qualunque cosa, vede la perfezione totale, come è d'altronde anche il corpo umano, cioè una persona è veramente perfetta, completa di tutto. E vedete invece che tutto questo noi lo sottovalutiamo e non guardiamo abbastanza in profondità. E quindi e questo, ecco, io mi esprimo nei quadri questo, non ripeto come contestazione, ma come riflessione. Infatti in tutti questi quadri ho cercato di mettere anche la tristezza e l'allegria nello stesso tempo, perché altrimenti se no diventa polemico, diventa noioso, ma in realtà allora ho cercato di fare dei colori come per esempio questi alberi qui, ma tutti quanti, alberi dei pini rossi, addirittura con degli occhi, e quindi queste delle figure strane che possono appunto rappresentare noi stessi, che ora qui certamente non sono, insomma, potrebbero essere delle persone, delle cose. E quindi è questo, ecco. Lo stesso l'altro quadro, questo, che ho fatto un insieme di animali, non più perfetti, perché non, infatti si stanno estinguendo, si stanno, cioè stanno morendo proprio completamente perché le manca le piante giuste per mangiare, eccetera. E quindi e io qui ho fatto questo modo di diversi animali, ma che non sono più animali. La stessa cosa è su questo quadro, che ho voluto fare dei cavalli, naturalmente sempre per collo lungo come faccio io, perché è una mia forma di espressione artistica. Ma anche questi cercano la libertà, cioè proprio andare a cercare non solo la libertà, ma l'aria, è l'aria. E quindi ho messo un senso, questo nastro, come un senso di, non so come dire, di cerchiamo di prendere un'allegria, una cosa, anche se la cosa è triste. Anche questo quadro si ritorna al solito discorso dell'aria, qui è cordata, comunque sono chiusi come in una gabbia, per poca d'aria. Qui c'è un gatto, non so se si potrà vedere o meno, perché appena accennato, che quasi non esiste più, proprio per dimostrare che questo sarebbe un numero, come dire, il numero uno, basta, c'è cioè l'ultimo secondo. E qui è il famoso punto rosso, ecco, qui è questo. Questi sono dei gatti che stanno come in una gabbia perché non ne rimane altro. Quindi anche questo, insomma, ho cercato di dire questo, poi se viene interpretato. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri
tre quadri che lo stesso sono nel loro piccolo recinto d'aria. Questa è la stessa cosa, ci sono vari animali e sembrano anche allegri, e anche qui ho messo tutte delle righe per sapere come formare questa gabbia. Beh, io spero, non so, di essere espressa nel modo che volevo io, e magari è molto più difficile interpretare di fare così che non i miei paesaggi che facevo un tempo. Bene, Anna, ti ringrazio, sei stata bravissima. Grazie, auguri. Grazie.